Benvenuti a questa nuova puntata di Vivere l'Architettura, puntata dove parleremo di un argomento un po' particolare, poco frequentato in genere in ambiente architettonico, ossia del rapporto tra l'architettura e i simboli e l'esoterismo. Ne parleremo con i nostri ospiti di oggi. Oggi siamo privi di uno dei nostri ospiti fissi, ossia dell'architetto Andrea Giunti, ma abbiamo con noi il soprintendente Maurizio Galletti, che è soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici delle province di Roma, Frosinone, Latina, Viterbo e Rieti, di fatto tutte le province del Lazio, e che insegna conservazione e restauro dei materiali tradizionali alla Ludovico Quaroni di Roma. Con il professor Marcello Fagiolo, che insegna storia dell'architettura presso la Facoltà di Architettura Valle Giulia, sempre di Roma, e con il professor Marco Petreschi, architetto, progettista, designer, poi vedremo insomma come si è articolato il suo lavoro, che insegna composizione architettonica alla Sapienza Valle Giulia. Io vorrei iniziare proprio con il soprintendente. Allora, lei si è occupato moltissimo di diagnostica, di tutela, di restauro dei monumenti e ha collaborato anche con l'UNESCO. Allora io le volevo chiedere quanto l'alto patrocinio dell'UNESCO contribuisce realmente alla conservazione di siti, di architetture, di tradizioni. Ma dunque, realmente per quanto riguarda l'Italia direi poco in termini pecuniari, perché solo con l'ultima riforma organizzativa del Ministero, l'ufficio che si occupa dei siti UNESCO, che è nell'ambito del segretariato generale del Ministero, ha avuto un fondo di dotazione di circa 2 milioni di euro, ma più che altro proprio per promuovere attività di valorizzazione dei siti UNESCO, che sono circa una quarantina quelli italiani. Noi abbiamo il maggior numero di siti UNESCO iscritti alla lista del patrimonio mondiale. E va detto però che negli ultimi anni, direi nell'ultimo decennio, le valutazioni dei siti UNESCO da parte dei valutatori che sono in seno proprio alla struttura devono comportare, come dire, una evidenziazione di un piano di gestione dei siti tale per cui monumenti o siti devono poter marciare con le proprie gambe. Quindi diciamo che l'accettazione dell'iscrizione nell'iscrizione alla lista del patrimonio deve comprendere, presuppone anche questa sorta di indipendenza, una sorta di impegno a che, come dire, i siti vengano gestiti già al meglio. Questo è, ecco, veniamo anche ai nostri altri ospiti. Per ognuno di loro abbiamo qua una pubblicazione. Marcello Fagiolo, Architettura e Massoneria, l'esoterismo della costruzione. Quanto di più pertinente con la trasmissione di oggi. Allora, brevemente, Marcello Fagiolo, ci potrebbe parlare di questo libro? Il libro è stato definito una sorta di storia dell'architettura sotto l'aspetto segreto e simbolico dell'esoterismo. L'esoterismo è la ricerca di un significato profondo anche al mestiere dell'architetto. La parola massone, come molti sanno, deriva dai francs-maçons, i francesi costruttori delle cattedrali. Francs-maçons vuol dire liberi muratori, e quindi si riferisce proprio al mestiere della costruzione e, come cerco di spiegare, al significato di questa costruzione come metafora dell'architettura divina di Dio, grande architetto del mondo. Poi vedremo anche in seguito meglio nel corso della trasmissione proprio come si declina questo rapporto tra architettura ed esoterismo. Invece giungiamo al nostro terzo ospite di oggi, che è Marco Petreschi, a cui hanno dedicato un libro, insomma. Eccolo qua, Marco Petreschi, architetto romano. Insomma, un po' brevemente la storia di questo libro. La storia di questo libro nasce da un invito che alcuni critici mi hanno gentilmente proposto, cioè quello di raccogliere, dopo 35 anni di lavoro da architetto, in una pubblicazione alcuni dei miei lavori principali. Ed è stato per loro che praticamente è nato questo libro, perché in genere io tendo più a trasformare in pietre e in mattoni le mie idee, piuttosto che, come da parecchio tempo si usa, forse da una trentina d'anni, metterle, gli architetti si dettano carta, più che altro su carta, più che cosa, abbandonando quello che in effetti era stato per secoli, diciamo, la caratteristica principale dell'architetto, cioè l'ars edificandi, in poche parole.
Ecco, prima di mandare la clip, che appunto partirà da un sito particolare che è il quartiere Coppedè di Roma, volevo salutare naturalmente il nostro architetto virtuale, il nostro polemista, eccolo là, bellissimo con la sua cravatta rossa, ossia Silvio Riccobelli. Direi di mandare subito la clip e dopodiché andare avanti con il nostro dibattito sul rapporto tra architettura, esoterismo e simboli. Il quartiere Coppedè dell'architetto fiorentino Gino Coppedè, realizzato subito dopo la Prima Guerra Mondiale, ha sempre esercitato un grande fascino sui cittadini romani, meno sulla critica, che l'ha trovato ridondante, forse eccentrico rispetto al pensiero dominante. Tuttavia ci sono modalità diverse di leggere questa architettura e Silvio Riccobelli ci può introdurre in maniera particolare e farci capire meglio le qualità di questo vero e proprio organismo urbanistico. Sì, Andrea, hai ragione, la critica architettonica si è soffermata appunto sul dettaglio architettonico, formale. In realtà non si deve leggere il quartiere Coppedè come un esempio soltanto di architettura, ma come frutto di un lavoro iniziatico dell'architetto Coppedè, che in realtà ha introdotto all'interno del suo progetto elementi, diciamo così, che tu hai chiamato esoterici, che sono in realtà frutto di un lavoro, di un percorso, come dire, simbolico, che appunto andremo a scoprire andando all'interno. Allegorie, miti, simboli che caratterizzano questi edifici. Questo arcone, qualche cosa di questo arcone? L'arcone monumentale ha una particolarità che non è soltanto dimensionale. Se fate caso, la testa del guerriero che incombe in modo così, come dire, imponente, ha sopra uno stemma araldico e sopra ancora un trittico che ricorda una scena cavalleresca. Ecco, il quartiere Coppedè va letto proprio come questa sovrapposizione di elementi, che non è solo una giusta posizione o un desiderio di distinguersi rispetto al tessuto invertito. In realtà è proprio la scoperta, la riproposizione di simboli che vanno letti e vanno scoperti. Tu hai detto che è un percorso, allora un percorso. Iniziamo a questo percorso. Percorso anche noi. Si può interpretare l'architettura da innumerevoli angolazioni. L'esoterismo può significativamente aiutare a penetrare l'architettura di Gino Coppedè, artefice di un quartiere a Roma che porta il suo nome e che è divenuto nel tempo sinonimo di uno stile. La caratteristica di Coppedè è l'assemblaggio delle forme più svariate, animate da una vena decorativa, che combina metafore, simboli, allegorie, richiami mitologici, uniti tra loro da logiche imperscrutabili. Silvio, stiamo passeggiando questo percorso che tu definisci iniziatico tra logge, frontoni, mascheroni, aggetti di tipo fiorentino, vedi quel cornicione del Palazzo del Ragno. Ecco, che cosa significa tutto questo? Beh, una grande varietà, come dici tu, che non è però soltanto dettagli architettonici, ma Coppedè la intendeva appunto come carico di simboli. Simboli che richiamano la tradizione, ma qui siamo di fronte a un'architettura che si suppone moderna, comunque un'architettura novecentesca. Come si connette tutto questo? E il problema è la lettura, appunto. Bisogna distinguere la tradizione dalla, diciamo così, cultura dominante del momento. In realtà Silvio, Coppedè è in antitesi all'architettura ventina. È in antitesi, ma l'antitesi non va letta soltanto, ripeto. Io penso che si debba dire qualche cosa di più significativo per giustificare questa antitesi. Vedi, già il nome dei palazzi, Palazzo del Ragno, la Fontana delle Rane, il Villino delle Fate, la Fata è l'elemento di congiunzione tra il mondo del mistero e la realtà. Beh. Quindi c'è una forte, diciamo, volontà. Simbologia, allegoria, mitologia, tutti elementi che però sembrano presi dal mondo tradizionale, tradizione e modernità, in questa visione dell'architettura, come stanno assieme? È un substrato di forte simbolo, una per tutte la Fontana delle Rane, questa pietra che sorge, diciamo, dalla terra, simbolo primigenio, attraverso la coppa gralica diventa sapienza. Dunque l'architettura moderna può avere un'interpretazione esoterica, possiamo vedere come questa architettura possa essere interpretata in maniera diversa, alla luce di una visione esoterica in cui la tradizione e il moderno convivono.
Nella sua opposizione alla retorica architettonica umbertina, Gino Coppedè immagina il suo quartiere come un vero e proprio viaggio iniziatico attraverso spazi simbolici, costruiti su figure ancestrali. Ponte tra l'arte edificatoria degli antichi e quella dei moderni, metafora di un insegnamento tradizione, trasmesso attraverso la concezione esoterica del costruire. Nell'esoterismo, l'architettura rimanda ad un'idea mistica, discesa direttamente dalla volontà del grande architetto dell'universo. La leggenda della costruzione inizia con Adamo, primo edificatore di edifici, a cui subentra Caino, fondatore di città, e soprattutto la figura simbolica di Re Salomone, capostipite dei grandi costruttori e patrono dell'ordine architettonico. Le fabbriche meravigliose del mondo antico, le sette meraviglie del mondo, a partire dalle piramidi d'Egitto, sono i veri archetipi che divengono mito con la loro distruzione e trasmutano nella storia come modello per infinite variazioni sul tema, come la cattedrale, che è il simbolo storico eccellente nell'architettura occidentale. La perfetta fusione di pensiero e costruzione, di filosofia e prassi, di arte e scienza. Ars sine scientia, nihil est, si sentenziava nel 400. Scienza connessa con la metafisica, rinvio ad una tradizione esoterica che come un fiume carsico si immerge e riaffiora nella storia con il suo carico di simboli, che via via riemerge in monumenti come Sant'Ivo alla Sapienza di Francesco Borromini, che può essere interpretato come una testimonianza di spiritualità esoterica del 600, o il novecentesco Palazzo della Civiltà Italiana, l'Euro, di Romano, Guerrieri e la Padula, che si impone dal punto di vista simbolico ed evocativo per i suoi richiami ad archetipi costruttivi, o il quartiere Coppedè. Franco Purini afferma che l'esoterismo nell'architettura non sarebbe altro che il richiamo alla tradizione nella sua accezione più alta, ovvero un nucleo di valori universali che trovano nelle varie culture interpretazioni diverse, senza perdere la loro sostanziale invarianza, ma che richiedono nello stesso tempo una ricerca individuale lunga e complessa, scandita da tappe corrispondenti a progressive rivelazioni della struttura intima delle cose. La ricerca esoterica è in fondo la costruzione di un pensiero comune nel labirinto di simboli ed allegorie, esplorato con gli strumenti della geometria e dell'architettura. Il quartiere Coppedè negli anni è diventato una vera e propria attrazione turistica. Tuttavia anche questo quartiere è immerso nel degrado che caratterizza la nostra città. Ci sono invero degli interventi di restauro. Ma anche questi hanno dei problemi. Quali sono questi problemi, Valentina? Sì, probabilmente non c'è un coordinamento tra gli interventi legati agli edifici e quelli legati invece al decoro urbano. Qui vediamo che hanno allargato i marciapiedi stravolgendo il progetto originario di Coppedè e quindi andrebbe invece questo ripristinato perché viene stravolta l'ampiezza della piazza e quindi vengono alterate le proporzioni e questo non deve essere possibile in un luogo così straordinario che va preservato. Vediamo qui come anche l'architettura moderna possa entrare a pieno titolo nel grande patrimonio storico della città di Roma. L'architettura di Coppedè è un'architettura particolare, eccentrica. C'è nel nostro patrimonio del Novecento anche l'architettura razionalista e c'è anche dell'architettura d'avanguardia. Ecco, tutto questo è importante saperlo perché noi abbiamo una città che cresce, che vive e non vive soltanto del suo grande passato. Ecco, io volevo subito fare una domanda all'architetto Silvio Riccobelli che abbiamo visto anche nella clip. Ecco Silvio, mi sembra che Roma si presenti come città eminentemente esoterica, eminentemente anche simbolica. È una città che in qualche maniera si conforma anche come simbolo continuo di se stessa, una continua autocitazione, una continua stratificazione. Ecco, come si inserisce il quartiere Coppedè in questo tessuto più ampio che è la Roma fortemente simbolica? La particolarità del quartiere Coppedè è proprio questa. Faccio presente che quando venne presentato al Comune di Roma, il quartiere Coppedè era un piano particolareggiato, cioè era un piano urbanistico. Noi abbiamo perso la capacità di pensare l'urbanistica in termini, come dire, di architettura. E questo forse la dice lunga, insomma, al di là poi dei valori simbolici di cui abbiamo parlato molto, ma proprio, come dire, sul carattere. L'urbanistica, diciamo, del dopoguerra è stata sostanzialmente un'urbanistica alla grande scala che ha perso di vista però quelli che possono essere e che devono essere gli esiti formali.
Direi di mandare subito la pubblicità e poi torneremo in studio per parlare con i nostri ospiti sempre di questa Roma simbolica ed esoterica e soprattutto del quartiere Coppedè. Pubblicità. Bene, torniamo in studio. Oggi stiamo parlando di simboli ed esoterismo e del loro rapporto con l'architettura. E per continuare un discorso con Marcello Fagiolo, che abbiamo già iniziato proprio all'inizio della trasmissione a proposito del suo libro, io volevo chiedergli quanto il mestiere di architetto ha di fatto a che fare con l'esoterismo, insomma. Il suo libro si intitola Architettura e massoneria, insomma, tramite la massoneria, tramite appunto la figura dell'architetto supremo, come si intrecciano queste due correnti? Come dicevamo prima, il riferimento simbolico per eccellenza è quello di Dio, grande architetto dell'universo. Non ogni architetto, ma l'architetto che crede nella funzione anche sacrale del suo mestiere tenta di riferirsi a questo valore supremo della costruzione, a quella architettura divina che caratterizza la storia umana dal Vecchio al Nuovo Testamento, se vogliamo riferirci ai testi della Bibbia. Il grande architetto dell'universo è quello che con le sue istruzioni operative fa costruire l'arca da parte di Noè. Altre allegorie, altre costruzioni simboliche sono la casa della sapienza a cui si riferisce l'architetto della nostra università La Sapienza, con Borromini, con Sant'Ivo alla Sapienza, che è Domus Sapienza e casa di una sapienza iniziatica. Il tabernacolo è il tempio mobile costruito da Mosè nel deserto, una sorta di tempio che si sposta progressivamente, e soprattutto il Tempio di Salomone, a cui si è fatto prima riferimento, un tempio distrutto più volte nella storia. Il tempio che stava al di sopra della spianata, al di sopra dell'attuale muro del pianto, e che viene più volte riproposto nella sua attività costruttiva, ispirata da Dio, condotta da un architetto di nome Hiram, che diventa poi il patrono della massoneria, dei Frank Massons, dei liberi muratori che costruiscono le cattedrali. È un tema che ritorna più volte, dicevo, nella storia. Quindi è un legame che di fatto nella storia, insomma, si incarna in diverse figure mitologiche quanto reali, comunque è un legame piuttosto forte quello tra esoterismo e architettura, potremmo dire, è quasi alle origini dell'architettura. Certamente la massoneria trova, diciamo, i suoi antenati nella storia, dai costruttori delle piramidi a Salomone e ad altre figure di architetti e di artigiani. Hiram, il costruttore del Tempio di Salomone, era anche uno scultore. La sua decorazione bronzea del Tempio poi si riflette su riprese del Tempio di Salomone, per esempio le colonne salmoniche che vengono innalzate da Costantino sulla tomba di Pietro e che poi vengono riproposte da Bernini, amplificate monumentalmente. Quindi i simboli si appastellano l'uno sull'altro. Per tornare invece all'argomento che abbiamo preso a pretesto per parlare di questo rapporto tra esoterismo e architettura, sia al quartiere Coppedè. Ecco, volevo fare una domanda al soprintendente Galletti, ossia lei appunto, abbiamo già detto che si è occupato anche di tutela di restauro e se ne occupa tuttora. Quanto è importante questa tutela e questo restauro per preservare non solamente l'organizzazione spaziale, ma anche e di più il valore simbolico di un sito, ad esempio il quartiere Coppedè? Ma intanto riconoscendo a quelle architetture un interesse rilevante da un punto di vista storico-artistico, perché è il primo passo per poi potersene occupare in termini di conservazione e di restauro, cosa che peraltro è stata fatta pochi anni fa, quando tra l'altro ho avuto la direzione della sovrintendenza di Roma, è stato avviato un processo di riconoscimento di interesse degli immobili del quartiere Coppedè.
ovviamente a seguito di questo c'è una maggiore attenzione che si pone proprio nel restauro e nella conservazione dei materiali costitutivi, che sono tra l'altro diversi da quelli tradizionali, anche se sono stilemi che sono riproposti, quindi neogotico, neoromanico, neorinascimentale, eclettico in genere, secessione viennese, c'è di tutto e di più. Con una particolarità, perché adesso parliamo del quartiere Coppedè, però Gino Coppedè è il fratello, figli d'arte, figli di un mobiliere fiorentino geniale che riproponeva tra l'altro modelli antichi di mobili, diciamo che creavano queste architetture sostanzialmente per la ricca borghesia dell'epoca, perché il punto poi per capire, al di là come dire, dell'appartenenza di Gino piuttosto del fratello, come dire, a sette particolari, alla massoneria, eccetera, c'è proprio questo, ed il come dire, quanto era stato sottolineato nella clip sulla contrapposizione all'architettura umbertina dell'epoca a Roma. È proprio questo, l'architettura umbertina è un'architettura, come dire, molto essenziale, molto chiusa, severa, no? Mentre il quartiere Coppedè è un quartiere accattivante, ma un quartiere accattivante, diciamo, come aspetto, come forma, con tutte quelle comodità che già a inizio secolo la borghesia cercava, e non solo a Roma, perché poi i Coppedè hanno realizzato tantissimo per più vari costruttori, a Genova ad esempio, dove c'è il massimo della sua produzione, piuttosto che a Messina, piuttosto che credo in altre parti. Credo che l'architetto sparse. Petreschi voglia aggiungere qualcosa. Tra l'altro l'architetto Petreschi, lo ricordiamo, è anche consulente del Vicariato per l'Opera Romana per la preservazione della fede e la provvista di nuove chiese in Roma. Dunque siamo proprio nell'ambito simbolico, affondiamo le mani completamente in ciò che di cui stavamo parlando anche con Marcello Fagiolo. Ecco, un suo parere su questo quartiere e su ciò che è appena stato detto. Beh, è interessante questo quartiere appunto per le ragioni che sono state dette, ovvero di questa, io direi anche gioia della progettazione, cioè felicità di essere architetti, no? Si pensi per esempio al Ministero degli Interni, che invece fu costruito più o meno in quell'epoca con, diciamo, atteggiamenti tutt'altro che gioiosi, no? Di grande severità, e che forse quella severità poi si è rispecchiata anche su una certa conduzione politica, in effetti, perché poi c'è questo effetto, il simbolo poi non ha soltanto un valore figurativo, rappresenta poi anche un moto psicologico nella reazione di chi lo legge, insomma, tutto sommato, anche perché i simboli, bene o male, si sono modificati. Ma si è modificato anche l'atteggiamento verso i simboli. La lettura di questi simboli da per parte esempio, delle persone. Per esempio, se prendiamo nell'epoca moderna, nell'epoca, diciamo, razionalista, ecco, se vogliamo definire un periodo, apparentemente il simbolo sembra essere rifiutato dal razionalismo, no? Poi ricompare. Cioè, pensiamo allo Stadio dei Marmi. Cioè, da un lato, no, la semplicità, questo stadio infossato nel paesaggio romano verso la collina, che poi qualcuno ha rovinato, come vedo da quello schema laggiù, con una corona di spine, e quindi ha perso questo rapporto con il paesaggio, e all'improvviso intorno si corona questo stadio con una serie di figure di giovani muscolosissimi, atleti, bellissimi, che riportano al mito. È al mito e al simbolo della giovinezza. Dunque anche nell'architettura, quindi, che potremmo intendere più spoglia da simboli, in realtà la simbologia e poi si affiora. Rilegge sempre, si legge in maniera completamente diversa rispetto a momenti di più facile lettura, però se andiamo a scavare, bene o male, in noi c'è sempre un po' di mistero, no? Figuriamoci in un architetto che lavora e che non voglia lasciare un messaggio a suo modo esoterico nell'ambito del suo lavoro, e che qualcuno deve interpretare. E io ritengo che più noi studiamo, più noi ci dedichiamo alla ricerca, e più siamo in grado di leggere quei simboli che a volte sono nascosti e che devono essere tirati fuori. Ecco, tornando... Non omnibus datum est, si diceva una volta, no? Certo. Oggi invece tutto sommato... Posso ritornare a Roma, la mia città, Roma la nostra. Come si diceva prima, è una città simbolica,
nasce anche nel segno si dell'amore. Cita di continuo, oltretutto. Nel segno dell'amore, il suo nome segreto, il contrario di Roma, è Amor. Ma c'era anche un terzo nome segretissimo, che adesso non dirò perché era proibito pronunciarlo, pena la distruzione della città. Roma ha una storia ricca e complessa, lo Stadio dei Marmi si inserisce nella ripresa dell'impero da parte del fascismo, ovviamente, ma diciamo nella storia degli ultimi due millenni, Roma si è riferita a Gerusalemme, alla Gerusalemme terrena, ma anche alla Gerusalemme celeste nei programmi dei papi, la Gerusalemme alla fine del mondo. Ma Roma è anche il contrario di Gerusalemme, è Babilonia. Quando le truppe dei Lanzichenecchi invadono Roma, saccheggiano 1527, come ricordava Marco, invadono Roma, saccheggiano San Pietro, nasce l'idea di una Roma maledetta, di una Roma come Babilonia. Queste due immagini antitetiche sono di estrema importanza e hanno entrambi riferimenti biblici, la Gerusalemme della Passione di Cristo, la Gerusalemme della fine del mondo, ma nella fine del mondo, nell'Apocalisse, si parla di Babilonia la Grande che è caduta, l'incendio di Babilonia, è la fine del mondo e Babilonia è la capitale del mondo, Roma. In tempi più recenti, le Twin Towers, certo, sono la torre di Babele, la torre di Babilonia che cade distrutta dagli emissari del Dio misericordioso e onnipotente. Quindi di fatto questa dimensione simbolica, esoterica, può essere vista bene o male in qualsiasi edificio e i simboli variano a seconda dell'avanzamento storico. Dopo le do subito la parola. Volevo solamente chiedere una cosa a Silvio Riccobelli. Silvio, ecco, tornando all'esempio della nostra clip, abbiamo visto, appunto, abbiamo parlato del quartiere Coppedè, stiamo vedendo anche come di fatto Roma grondi di simboli e questi simboli possono cambiare a seconda dei periodi storici. Ecco, secondo te, eccentricità, chiamiamole così, tipo il quartiere Coppedè e anche altri tipi di eccentricità che sono a Roma, come possono essere veramente valorizzati? Cioè, come possiamo riscoprire questa dimensione simbolico-esoterica della nostra città? Innanzitutto con una riflessione apparentemente colta. Mentre i nostri ospiti parlavano, pensavo che noi abbiamo sostituito nell'architettura al valore del simbolo il valore del gesto. Cioè, certe architetture, insomma, lasciamo perdere i nomi, ma insomma, che oggi fanno pensare, come dire, a una gratuità dell'atteggiamento, del comportamento dell'architetto rispetto come dire, alla presenza dell'oggetto architettonico stesso nel contesto, mi fanno pensare che forse occorrerebbe, come dire, proprio avviare una procedura di valorizzazione del simbolo che è, come dire, è un percorso colto, non credo che possa essere affrontato burocraticamente, detto così con ironia. Noi purtroppo siamo in chiusura, abbiamo poco tempo a disposizione, però volevo chiedere a tutti e tre di fatto, allora stiamo parlando del quartiere Coppedè, stiamo parlando di Roma, stiamo parlando soprattutto dell'intreccio tra architettura, simbologia, esoterismo. Allora, ma non è che in qualche maniera ogni architetto nella sua opera si rifà a simboli, a stratificazioni, ad archetipi, insomma, passati e che poi in qualche maniera declina a seconda del suo gusto, a seconda della sua sensibilità, a seconda delle mode? Ma sicuramente è stato così fino a un momento di rottura che è avvenuto con il Bauhaus, con il movimento razionalista, perché che comunque si rifà a dei simboli, comunque si rifà a uno schema, diciamo così, architettonico costruttivo che è quello della casa giapponese, quindi come dire la scomposizione dello spazio e l'essenzialità, poi riportata con i materiali della contemporaneità, il cemento armato, il cristallo e quant'altro. Quindi come dire la rottura di ciò che i simboli e comunque le accademie nei secoli, no, hanno accumulato. E Coppedè, diciamo, è uno degli ultimi, diciamo, esempi di persistenza della simbologia, no, che però, come dire, viene in qualche modo mutuata con l'allora contemporaneità, il cemento armato, analogamente a quanto ha fatto Gaudí in Spagna, per esempio, che è un altro architetto immaginifico che utilizzava ovviamente la contemporaneità,
però non voleva rinunciare, no, a quella componente immaginifica che molti architetti continuano a voler avere. Questo è il, secondo me, il tema. Sì, sicuramente, cioè, è avvenuto esattamente in un certo periodo un mutamento nella attribuzione di valore dei simboli, e potremmo fare centinaia di esempi. Negli Stati Uniti, per esempio, Frank Lloyd Wright rifiutò la lezione dell'École des Beaux-Arts, che era contemporanea proprio ai quartieri di Coppedale, eccetera, per trovare un'identità propria nazionale che significava libertà, democrazia, apertura verso il paesaggio, eccetera, tutti i concetti e attribuzioni anche loro in un certo qual modo esoterici, eccetera. Ma quello che mi premeva dire proprio in sintesi finale è, sì, questa attribuzione di valore. In chiusura, pensiamo un attimo oggi che giorno è, o l'altro ieri che giorno era, la caduta del muro di Berlino. Quel muro, che era una semplice linea, aveva in sé tantissimi significati, significava guerra fredda, significava separazione, apartheid. Un conto quel muro dritto, un conto quel muro demolito. Che cosa significa quel muro demolito, eccetera. Quindi sarebbe molto interessante seguire su questi argomenti, ce ne sarebbero tantissime altre di interpretazione. Marcello Fagiolo, molto molto brevemente, perché siamo proprio in chiusura. L'avvento del razionalismo costituisce apparentemente una barriera, ma il Gropius, l'architetto che poi fonda il Bauhaus, è uno degli architetti che partecipa alla prima avventura dell'espressionismo in architettura, dell'esoterismo, ma anche dopo il 1920, sono anni in cui siamo dopo la prima guerra mondiale, abbiamo i massimi architetti che partecipano in alcune opere di questo clima di profondo significato. Wright, di cui parlava Marco Petreschi, che ha costruito delle cattedrali mistiche sulle quali non ci possiamo soffermare, o anche Le Corbusier. E quindi è una storia che non si interrompe, ma una storia che continua. E noi su queste parole vi salutiamo, vi ringraziamo per averci seguiti, salutiamo tutti i nostri ospiti e l'architetto Valentina Piscitelli, che ha collaborato alla nostra clip, e vi rimandiamo alla prossima puntata di Vivere l'architettura. Grazie, arrivederci. We'll be right back.